Questo è l'Intel Core i5 12400F, la CPU a mio parere migliore sulla fascia dei 100 euro. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui per questa rivisitazione di questo processore Intel che attualmente possiamo acquistare per 100 euro, poco di più, magari se lo prendiamo su Amazon intorno ai 115 di solito va in offerta. E per questo vi ricordo di iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte che trovate qua sotto nella descrizione linkati, dove troverete tutte le offerte che riguardano hardware e videogiochi, tra cui anche quelle di questo i5. Vi dico subito, se vogliamo andare a risparmiare in questo periodo ci sono tanti coupon da AliExpress e le CPU che vi arrivano sono perfettamente funzionanti, in alcuni casi sono pari al nuovo e con i vari coupon riusciamo a pagarlo anche sotto i 100 euro, 99 euro, 95 euro, il che è davvero qualcosa di molto interessante, perché se passiamo subito alle caratteristiche tecniche di questa CPU ci ritroviamo un 6 core 12 thread su architettura Alder Lake, che è quella degli Intel di dodicesima generazione, a cui questo i5 12400F appartiene. Abbiamo poi 18 MB di smart cache Intel con una frequenza sui vari core che arriva in boost fino a 4,4 GHz, però la frequenza effettiva su un carico che va a colpire tutti i core si attesta sui 4 GHz circa. In questo video ovviamente lo metteremo alla prova in diversi benchmark di produttività e ovviamente anche in gioco. Non andremo a confrontare altre CPU, anche se sarebbe stato interessante, secondo me, andarlo a testare con un Ryzen 5 5600, che è sostanzialmente il suo antagonista però di architettura AMD. In questo modo, magari in futuro, se mi capiterà per le mani quella CPU, andremo a confrontare questi dati e vedere qual è effettivamente il migliore. Vi dico, a mio parere, questo i5 potrebbe avere un bel vantaggio. E il vantaggio è dato dal fatto che questa CPU Intel, come tutte quelle di dodicesima e tredicesima, diciamo anche quattordicesima generazione, possono sfruttare le RAM DDR4 oppure DDR5 in base alla scheda madre che è andata ad acquistare. Passando alla piattaforma di test, questa volta andremo ad utilizzare una scheda madre Gigabyte con socket 1700, cioè quello compatibile per questa CPU, e in particolare è una Z690 Aorus Master, che attualmente, ripeto, sempre sui canali Telegram del sottoscritto possiamo trovare usata intorno ai 200 euro poco più, ed è una scheda madre top di gamma su cui possiamo andare a mettere in futuro, previa aggiornamento BIOS, anche un i9 14900K senza nessunissimo problema, ed è una scheda madre tra l'altro anche con LAN 10 gigabit, una marea di fasi di alimentazione PCIe 5.0 e tanti slot M2, quindi un'ottima scheda madre che in realtà è anche overkill per questa CPU, ma che per andare a vedere fin dove si può spingere questo processore può andare più che bene. Tra parentesi, in realtà non possiamo fare overclock su questa CPU, in realtà non potremmo mai farlo su una CPU che ha moltiplicatore bloccato come gli Intel non K della serie non K, però sappiamo che con i dodicesima generazione c'era stata la possibilità con alcuni modelli di scheda madre di andare a fare overclock anche su questi modelli bloccati, e purtroppo con questa scheda madre non possiamo farlo, mentre con altre, soprattutto quelle della ASRock, magari vi lascio linkata qua sotto una scheda madre con cui potete fare overclock anche su questa CPU senza che vi costi chissà quanto. Per esempio c'è la ASRock B760 Riptide, che attualmente costa sui 120 euro circa, e ci permette di spingere questo processore anche a 5 GHz su tutti i core, e questo vi devo dire porterebbe a dei benefici non indifferenti in tutti i vari applicativi. Ma ripeto, questa volta ci atterremo ai risultati a stock, quindi più o meno come prendete questa CPU, la mettete sulla scheda madre, festa finita. Ma ovviamente il vantaggio di cui vi parlavo prima non è tanto dato dalla scheda madre in sé, perché è particolarmente potente, carrozzata, ma ovviamente dato dalle RAM, perché questa Z690 supporta RAM DDR5. Come vi anticipavo, questi 5 supporta sia DDR4 che DDR5. Le RAM che abbiamo utilizzato sono 32 GB di RAM DDR5 6000 MHz CL30, che dopo aver abilitato
abilitato il profilo XMP da BIOS della scheda madre, questa CPU riesce a reggere senza nessunissimo problema. Le altre componenti della piattaforma di test sono più o meno quelle che abbiamo visto nel video dedicato della testbench, cioè questo case aperto con un alimentatore Thermaltake da 1050 watt 80 plus platinum, come SSD un Crucial T500 da 2 TB NVMe 4.0 e come dissipatore abbiamo l'Endorphy Navis F240 ARGB. Come scheda video, per eliminare qualsiasi tipologia di bottleneck che potrebbe accadere sulla scheda grafica, abbiamo utilizzato la RTX 4090 della Palit, in particolare la Custom Gamerock. Detto questo, direi che ora possiamo passare ai benchmark. Iniziamo con i risultati della produttività. Come primo test abbiamo Cinebench R23. Qui l'i5 si difende relativamente bene con un punteggio di 12.000 punti in multicore e 1.600 in single core. Sulla nuova versione 2024 abbiamo in multicore 709 punti, mentre in single core facciamo 103 punti. Passando al benchmark di Blender nella versione 4.0 abbiamo un punteggio di 168,56 punti per le tre scene complessivamente calcolate col benchmark. Su 7-Zip invece in compressione abbiamo 71.000 GIPS, mentre in decompressione 66.000 GIPS. Questo è un benchmark dove i Ryzen di solito sono favoriti. Su Geekbench 6 invece abbiamo in multicore 11.296 punti e in single core 2.427 punti. Passando ora a Corona Benchmark 10, in questo caso l'i5 fa 4 milioni circa di raggi al secondo come test. Su invece V-Ray 6 abbiamo il risultato in V-Samples e qui l'i5 ne fa 13.356. Ora direi di passare ai risultati dei giochi. Come primo titolo abbiamo Control in Full HD e settaggi di Digital Foundry. In questo caso il frame rate medio è veramente molto alto, di 186,7 fps, con un percentual HOUSE superiore ai 120 fps, quindi davvero il tutto si traduce in un'esperienza di gioco super super fluida. Su Alan Wake 2 in Full HD e DLSS Quality abilitato con sempre Digital Foundry Settings abbiamo 167 fps di media con un percentual HOUSE molto alto di 116. Anche qui l'i5 si difende molto molto bene. Passiamo ora a Death Stranding. In questo caso, sempre in Full HD e settaggi al massimo, abbiamo un frame rate medio sempre nel territorio dell'alto refresh rate. Facciamo infatti 183,8 fps di media con un percentual HOUSE di 140,9 fps, davvero tanta roba. Su Fortnite, capitolo Remix 2, in Full HD e settaggi medi, nella modalità rissa squadre, che ricordo essere quella più pesante, arriviamo a fare 203,7 fps con un percentual HOUSE di 93,7 fps. Quindi davvero niente male anche per questo gioco. Su God of War, Full HD e DLSS Quality e settaggi alti arriviamo a 158,9 fps con un percentual HOUSE di 109 fps, quindi anche qui territorio alto refresh rate, davvero niente male questi 5. Passiamo ora a Cyberpunk 2077 in Full HD e settaggi di hardware unboxed. Facciamo qui 100 fps praticamente con un percentual HOUSE di 62,9, ovviamente testandolo nella zona più pesante del gioco, quella del mercato. Passiamo ora a The Finals, titolo che gira sulla Unreal Engine 5 in Full HD, DLSS Quality, settaggi medi tra cui anche Ray Tracing medio. Arriviamo a quasi 120 fps con un percentual HOUSE di 70,5. Questo è un gioco molto CPU intensive, ma comunque l'i5 si difende bene. Passiamo ora a Resident Evil 4 Remake, Full HD e priorità alla grafica come preset. Arriviamo a 167 fps con un percentual HOUSE di 111, il che non è per niente male, anche perché questo gioco è abbastanza intenso dal punto di vista della fluidità. Su Counter-Strike 2, Full HD e settaggi medi, senza però l'FSR, quindi andando a disabilitare, arriviamo a un frame rate medio di 262,4 fps con un percentual HOUSE di 107,9 fps. Se passiamo ora a Black Myth Wukong, vediamo che in Full HD con DLSS Quality e settaggi di Digital Foundry la 4090 è il fattore limitante, perché arriva al 99% di utilizzo e quindi la CPU ci produce 139 fps, ma potrebbe farne anche di più. Su Age of Mythology Retold in Full HD a settaggi maxati con anche Ray Tracing maxato arriviamo praticamente al limite imposto dagli sviluppatori, cioè 144 fps circa con un percentuale di 69,9 fps, quindi anche qui niente male. Per concludere, Final Fantasy XVI Full HD, DLSS Quality e settaggi maxati, 130 fps di media con un percentual HOUSE di 96 fps, davvero niente male, e ora direi di passare alle considerazioni finali.
Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto quello di cui è capace questo i5 12400F. Che dire, secondo me le prestazioni non sono niente male per la cifra che andiamo a pagare, poiché ci avviciniamo molto in alcuni titoli, in alcuni benchmark, alle prestazioni di un Ryzen della serie 7000. Ovviamente questa CPU è un po' in svantaggio perché è stata pensata prima su un'architettura ovviamente che ormai inizia ad avere i suoi anni, però abbiamo visto che comunque si difende ancora molto bene. Sicuramente buona parte delle prestazioni, almeno una parte delle prestazioni in più è data dalle RAM DDR5. Questo è poco ma sicuro perché i benefici sono chiari. Magari all'inizio, quando appena erano uscite queste CPU, non conveniva tanto andare a prendere queste tipologie di RAM perché costavano un occhio dalla testa e conveniva sicuramente puntare alle DDR4. Adesso che alla fine la differenza di prezzo si è assottigliata veramente tanto, conviene secondo me prendere una scheda madre direttamente con le DDR5. In questo caso vi consiglierei, come vi ho già detto prima, questa ASRock B760 compatibile, ripeto, con il 12400F e che vi permetterà inoltre anche di fare overclock, oltre ad avere il supporto per le RAM DDR5. Quindi, passando ad un'analisi dei prezzi e delle alternative di cui già abbiamo intravisto qualcosa, i principali antagonisti di questo i5 sono sicuramente i Ryzen 5, sia il 5600 se vogliamo rimanere un po' più sul budget. Se passiamo invece all'altra piattaforma che fa molta concorrenza a questi i5, c'è ovviamente il socket M5 con i Ryzen della serie 7000 e in parte 9000. Quindi focalizzandoci su Ryzen 5 7600, 7500F e volendo anche Ryzen 7 7700, sono tutte CPU che possiamo trovare tra i 100 e i 200 euro, che è un bel gap effettivamente. Per dire, il 7500F, CPU basata su architettura Zen 4, sempre 6 core 12 thread. In questo periodo su AliExpress la possiamo trovare tra i 115 e i 120 euro, che è effettivamente un prezzone e potrebbe essere la CPU che sta più come spina nel fianco rispetto a questi 5 12400. Se siete curiosi di vedere come vanno queste due CPU confrontandole pari pari, fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché potrei realizzare un contenuto proprio su questo Ryzen 5 7500F che, vi ripeto, può essere acquistato in questo periodo da piattaforme cinesi da AliExpress intorno ai 115-120 euro. Se però ci limitiamo al mercato occidentale, quindi Amazon o comunque altri store terzi, la situazione è forse più a favore di questi 5 perché il Ryzen 5 7500F non si trova facilmente e quando lo troviamo sta intorno ai 150-160 euro. Se invece vogliamo andare a prendere il modello 7600, che alla fine è sostanzialmente un 7500 con la grafica integrata, andiamo a spendere un 180 euro circa su Amazon quando è in offerta, quindi effettivamente qualche soldino in più rispetto a questi 5. Quindi concludendo, se questa CPU valga effettivamente la pena di essere acquistata a fine 2024, secondo me può avere ancora il suo perché. Abbiamo visto nei benchmark comportarsi veramente molto bene, anche in tanti titoli avere esperienze ad alto refresh rate e comunque nei benchmark di produttività alla fine il suo lo dice. La cosa che ovviamente vi ridicevo anche prima, l'alternativa c'è e si traduce nei Ryzen della serie 7000, in particolar modo se ci affidiamo ad AliExpress, secondo me potrebbe convenire andare sulla piattaforma AM5. Quindi tutte le considerazioni poi le lascio a voi qua sotto nei commenti, mi raccomando fatevi sentire, ditemi cosa ne pensate di questo processore e ovviamente se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace. Detto questo, io vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello su Ryzen 7 5700X 3D che abbiamo visto quest'estate all'Opera, confrontandolo tra l'altro con Ryzen 7 7700, mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda la RTX 4070 Ti Super, una scheda che secondo me con questa CPU in 1440p o 4K va già benone. Mi sembra di aver detto tutto, quindi io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!